don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Ed ecco, siamo sul campanile di Montecrestese. Abbiamo un poderoso concerto di 8 campane in do, fuse dai fratelli Barigozzi di Milano del 1908, ad eccezione della campana terza, che è del 1587. Ecco, ci sono tanti video di queste campane, tante suonate, ma ragazzi, vederla da vicino è tutta un'altra cosa, parliamoci chiaro, è qualcosa di, insomma, fantastico. Una campana del 500 ancora ben conservata, che possiamo vedere con i nostri occhi al giorno d'oggi. E la fusa, questa campana, Pietro Bonavilla, come vedete, Petrus Bonlaville de Lorena fecit, penso appunto sia Pietro Bonavilla. Bene, adesso ascoltiamo tutti i suoni. Purtroppo non possiamo farvi sentire il concerto dalla cella perché il parroco ha dato disposizione di salire, ma mentre le campane sono ferme, spero vi godiate perlomeno i rintocchi. Allora sentiamo il campanone. La seconda. La terza. Quarta. Adesso sentiamo la quinta. Guardate il maestro Aleadda che addirittura si è inerpicato pur di farcela sentire. Prego. Sesta. Settima. E ottava. Un po' di panorami, come non farli. Allora, qui vediamo Crevola d'Ossola, che ho ripreso qualche mese fa. Eccola lì, sei campane. Qua abbiamo una piccola chiesetta di Montecrestese, lì Domo d'Ossola, di qua si apre la Val Antigorio e poi più in fondo la Val Formazza. Qui vediamo il campanile, penso sia Ponte Maglio, non vorrei sbagliarmi. Poi qua c'è Crodo, però non penso si riesca a vedere il campanile. No, è ancora la zona, diciamo, non dico industriale, la periferia, ecco. Lì le montagne, guardate che spettacolo. Qui vediamo la chiesa parrocchiale con il campanile, che purtroppo non è utilizzato, suona insomma, il campanile principale. Questa campana non ha più neanche la corda, probabilmente. La chiesa, che come vedete è staccata. E di qua, vabbè, il cimitero. E niente, dietro questa, diciamo,
altura, dietro c'è il proprio, vero e proprio paese di Montecrestese. Questa è una frazione, diciamo, frazione chiesa. Bene, adesso ascoltiamo tutte le suonate e un ultimo sguardo a questa campana antica, perfettamente ancora conservata. Ecco qui.